Buon sud a tutti. Oggi ci troviamo all'interno della cooperativa Fattoria della Piana, che è nata negli anni 30 e pian piano si è ingrandita fino a diventare quasi come un piccolo paesino. Qui alla mia sinistra vedete gli allevamenti di bovini, ma c'è anche il caseificio, l'impianto di biogas e un ristorante che è stato convertito da un'antica stalla. Not given a cup of tea, that's the way they like it. Ma adesso andiamo a scoprire nei dettagli le caratteristiche di questi allevamenti con Giovanni, che è qui con me. Ciao Giovanni, buongiorno e benvenuto. Allora Giovanni, spiegaci un po' quali sono le caratteristiche di questi allevamenti e soprattutto quanti ce ne sono, perché ne vedo tantissimi qui di vitellini, giusto? Sì, queste sono manze. Diciamo che l'allevamento è un allevamento di tipo intensivo, composto da vacche, esclusivamente vacche da latte, cioè razza frisona, razza bruna. Perché la razza frisona e la razza bruna alpina sono fra le migliori che esistono. Sì, predisposte, che hanno una genetica predisposta alla produzione di latte. E quanto rimangono qui i vitellini? Allora, i vitellini partono dalla nascita, praticamente man mano che vanno avanti con l'età vengono spostati di box in box, fino ad arrivare poi le manze, ad arrivare al giorno in cui sono pronte per essere inseminate per la prima volta. Più o meno a che età? 15 mesi. Quanto dura la gravidanza? La gestazione dura 9 mesi. Quindi dopo dell'inseminazione, della gestazione che dura 280 giorni, nasce un bel vitellino. A volte i parti possono essere anche gemellari, ma adesso Giovanni ci accompagnerà nella cosiddetta vitellaia, dove sono ricoverati i vitellini appena nati. Buongiorno Luciano. Buongiorno a voi. Allora, tu lavori da moltissimi anni in questa azienda e ti occupi della cura dei vitellini. Che cosa fai nello specifico ogni giorno? Allora, io i vitelli da 0 a 90 giorni sono quello che mi occupo di loro, no? Dopo 90 giorni vengono versati, che sarebbe togliere il latte, no? Poi quindi dalla nascita fino a 90 giorni prendono il latte? Sì, da zero fino a 90 giorni eravamo il latte. Il latte artificiale, il latte di vacca non lavorato. Dopo 90 giorni le diamo la roba, parliamo di fieno, l'unifit. Che cos'è l'unifit? L'unifit è un preparato che viene immaginato, no? Cioè c'è il mais, c'è il panicolo, c'è il cotone, c'è la soia. Ci troviamo nel cuore dell'azienda Fattoria della Piana in compagnia del direttore Piero Mendicino. Ciao Piero. Ciao Giovanna, grazie intanto di averci fatto visita. Hai effettivamente ragione, questo è il cuore dell'azienda, questo è, noi ci piace definirlo il cavò dell'azienda. Questa è la cella, sostanzialmente, la cella di media e lunga stagionatura che noi abbiamo. Ovviamente abbiamo potuto vedere cosa fa Fattoria della Piana, fa la trasformazione del latte. Prima di essere commercializzato il prodotto, qua parliamo di latte di pecora fondamentalmente, viene stagionato, parliamo di pecorini nella qualità crotonese e pecorino nella qualità riserva, nella forma max da 5-6 kg. Fattoria della Piana cosa fa? Trasforma questo latte dei pastori e in questo luogo, che è la cella di stagionatura, fa maturare questo formaggio per poi metterlo sul mercato e quindi commercializzarlo. È il cavò perché in questo luogo il prodotto stagiona fino a 12-36 mesi a seconda della linea di prodotto e quindi questo prodotto raccoglie la ricchezza di un anno di pastorizia, di un anno di lavoro. Ecco perché il cavò. Parlavi prima di pastori, quanti pastori conferiscono il latte nella vostra azienda? Beh,
Io parlerei, noi orgogliosamente vorremmo parlare di volumi e di quote di mercato. Ovviamente i pastori sono la nostra ricchezza e il nostro patrimonio, ma per dare un'idea non parlerei di quanti conferiscono, io direi di quanto conferiscono. Tenete conto che Fattoria della Piana è la principale realtà calabrese, direi anche del sud Italia, in termini di produzione di pecorini. Tenete conto che in Fattoria della Piana vengono trasformati oltre il 50% del latte ovino prodotto in Calabria, e ovviamente dietro a questa quota di latte ci stanno degli uomini e delle donne, dei pastori, che conferiscono a noi. Quindi questo è un sistema produttivo. Dal latte al prodotto finito, parliamo della parte che riguarda le esportazioni, che è una parte molto importante nella vostra filosofia aziendale. Ci siamo affacciati da diversi anni oramai al mercato internazionale. Il grosso delle esportazioni lo facciamo nella Nord America, fondamentalmente Canada e Stati Uniti, nel Giappone, in Nord Europa, e iniziamo ad avere anche altre esportazioni in altri paesi. Se dovessimo dire percentualmente, il grosso del lavoro lo facciamo col Nord America. Fare esportazione su un prodotto come un prodotto caseario, con tutte le restrizioni e i controlli che hanno gli Stati Uniti in modo particolare, vuol dire arrivare ad uno standard qualitativo importante. Teniamo conto che noi abbiamo dovuto acquisire tutta una serie di certificazioni. E avete anche vinto un premio europeo per la qualità, giusto? Assolutamente, più di uno, sul prodotto, sul processo, sulla parte delle agroenergie, che va di pari passo con la produzione del formaggio. Quando gli importatori statunitensi sono venuti in azienda, hanno apprezzato ancora di più la qualità del prodotto, perché l'hanno associata al principio di un'azienda smart, un'azienda intelligente, un'azienda ecosostenibile. Piero, questo è uno dei vostri prodotti di punta, giusto? Sì, assolutamente sì. Questo è uno dei due prodotti che commercializziamo maggiormente, anzi, nel dettaglio, questo è il prodotto che commercializziamo di più all'estero. È il nostro pecorino, fondamentalmente la qualità è il crotonese. Questo è un prodotto che viene esportato nel Canada. Noi, oltre a produrre col brand Fattoria della Piana, che ovviamente di cui siamo assolutamente orgogliosi, produciamo col brand dei nostri importatori, i quali insieme a noi in partnership promuovono quello che è il prodotto, il made in Italy, e io direi il made in Calabria da questo punto di vista. Quindi direi che l'obiettivo nostro è quello di non solo di andare con linee di prodotto di questo tipo, ma cercare di far conoscere sempre di più quelle che sono le nostre tipicità. Fattoria della Piana fa il suo sui formaggi, altri produttori, altre aziende sono state altrettanto brave su altri settori. Benissimo, grazie Piero davvero per averci illustrato le meraviglie di questa splendida realtà aziendale. Grazie a voi intanto di essere stati i nostri ospiti, e grazie di averci dato la possibilità di poter raccontare quello che facciamo ogni giorno. Quindi dico in bocca al lupo a Fattoria della Piana, in bocca al lupo a voi, in bocca al lupo a tutta la Calabria. Grazie. Siamo qui con il dottore Carmelo Basile, che rappresenta la storia e l'identità della cooperativa Fattoria della Piana. Dottore Basile, qual è il vostro segreto, la vostra filosofia aziendale? Voi operate in un territorio difficile, quale quello della Piana di Gioia Tauro, e in pochi anni siete diventati una realtà leader di questo settore. La nostra filosofia è molto semplice. Noi siamo in una zona dove la gente dice ci sono tanti problemi. Io dico che quando c'è un problema c'è anche una risorsa, quindi se io risolvo il problema automaticamente ho la disponibilità di una risorsa. No, i problemi che avevamo noi, lo dico subito, erano scarichi per quanto riguarda liquami, letame, siero, erano tutti dei problemi per l'azienda Fattoria della Piana. Abbiamo deciso di trasformarli in risorse. Avevamo un problema di Ethernet su tutti i tetti delle stalle. Abbiamo anche lì deciso di trasformarli in risorse. E allora, tutti gli scarichi nostri, tutti i nostri problemi di liquami, di siero, di altri sottoprodotti che noi non potevamo utilizzare, abbiamo realizzato un impianto di biogas che produce energia termica e energia elettrica, che alimenta la nostra azienda e non più alimenta pure le altre aziende. L'Ethernet, abbiamo smantellato le stalle e abbiamo fatto dei pannelli fotovoltaici sopra le stalle. Quindi abbiamo trasformato quello che prima era un problema in una risorsa. Ma c'è anche una parte importante legata alla didattica e alla formazione. L'azienda coltiva talenti. Lo vuole spiegare meglio?
Sì, spiego un attimo. L'azienda è anche fattoria didattica e 3.000 bambini l'anno vengono a visitare Fattoria della Piana, a vedere gli animali, a vedere i nostri sistemi di energia, a vedere la produzione dei formaggi. Quindi 3.000 bambini vengono a visitare l'azienda, ma non contenti di questo, abbiamo accettato volentieri la proposta del dirigente scolastico della scuola Severi di Gioia Tauro a partecipare a un programma di alternanza scuola-lavoro. Noi abbiamo 4 ragazzi veramente eccezionali che stanno facendo esperienze in azienda. Stanno 2 giorni a settimana, non vanno a scuola e vengono a lavorare in azienda. E quindi ecco che queste persone nuove, questi ragazzi che arrivano da noi a 16 anni, 17 anni, portano una carica di energia e nello stesso tempo è un modo per confrontarci con il nostro futuro, perché non dimentichiamoci che i ragazzi sono il nostro futuro. Grazie davvero dottor Basile per la sua disponibilità e per questo grandissimo esempio che oggi ci ha dato. Prego, siete sempre ben accetti, io dico divulghiamo un messaggio positivo, smettiamola di piangerci addosso. Noi calabresi dobbiamo smettere di piangerci addosso e dobbiamo darci da fare.